In Italia noi siamo al paradosso che non abbiamo neanche il ministro dell'industria, quindi insomma, lì siamo al massimo, ecco. Ma la cosa vera è che noi abbiamo in Europa una situazione in cui ci corriamo il rischio che anche i sindacati siano catturati in una guerra tra i poveri in cui ognuno difende il suo pensando che l'unico modo è difendere il suo a scapito del vicino. E allora si tratta di uscire da questa. È possibile, esistono delle soluzioni. Alcune sono quelle che dice Guido Viale, che cita la possibilità di riconversione di alcuni impianti o di una parte di questi impianti, ma ne sono anche altre, che è quella di trasformare la natura dei prodotti che noi facciamo nell'industria automobilistica per la mobilità, perché se la mobilità urbana cambia in modo così radicale, si possono pensare a una nuova gamma di possibilità produttive che richiedono una trasformazione, perché fare questi passaggi richiede cambiare i contenuti del lavoro. Guardate che fare le auto elettriche non è come fare la stessa auto e mettersi una batteria, eh. Un'auto elettrica è strutturalmente differente meccanicamente, quindi vuol dire che cambiano i pesi, per esempio, delle produzioni dei subfornitori, e cambiano i pesi dell'attività dentro l'azienda tra le diverse attività. Vuol dire che tu devi fare dei corsi di formazione, perché io mi chiedo adesso quando succederà, purtroppo, che un'auto elettrica si scontra con un'altra auto elettrica e c'è un incidente. Quello che va lì, che ci deve mettere le mani, anche di pronto soccorso, se uno non gli spiega come si fa ad affrontare una situazione in cui ho delle parti di questo tipo sparse per terra, si aprono dei problemi. Cioè, ci sono tutta una... La riconversione in questa direzione non è un fatto spontaneo, e richiede un percorso. Questo percorso richiede delle scelte e un'organizzazione. Io credo che questi siano problemi che bisognerebbe che un governo serio cominciasse a discutere e ad affrontare. Dal punto di vista poi delle conseguenze sociali, quello che Marchionne propone, cioè siamo in guerra, dobbiamo tutti passare a una situazione in cui dobbiamo costruire una militarizzazione della forza lavoro, vabbè, su questo credo che ci sarà Verandini che dirà cosa significa questa sindacale. Io voglio solo sottolineare un aspetto, e cioè che nel momento in cui il messaggio che io mando è questo, io il messaggio che mando è un messaggio che io credo abbia anche un'altissima componente irrealistica, perché lui lo può fare oggi in una situazione di drammatica crisi occupazionale con la gente che si trova pronto proprio di fronte a delle scelte drammatiche, ma nel momento in cui tu ti trovassi appena appena fuori da una situazione di questo genere, ma puoi pensare seriamente, guardate che in Germania, dove la situazione lavorativa dei lavoratori dell'industria dell'automobile, quelli che hanno un contratto a tempo indeterminato, è totalmente differente. Oggi il problema più grosso che hanno è che non trovano lavoratori, perché oggi un giovane andare anche a una catena di montaggio riformata, se ha un'altra possibilità, non ci vuole andare. Allora tu hai proprio bisogno di pensare che l'industria del futuro o è un'industria costruita in modo diverso anche rispetto al messaggio che mandi a quelli che ci devono andare a lavorare dentro, se no ti trovi anche di fronte ai problemi che a breve puoi affrontare con ricatto, ma su un periodo appena un po' più lungo aprono dei problemi complicati. Ecco, io chiedo scusa del tempo. Va bene. Io credo che la relazione di Garibaldo sia stata, ai fini della nostra discussione, molto esauriente e, diciamo, finalizzata al carattere che noi vogliamo dare ai nostri lavori. Io inizierei seguendo, diciamo, grosso modo l'ordine alfabetico, gli interventi già previsti, di quelli che appunto sono presenti, e darei intanto la parola a Giovanni Paruzzi. Qua Garibaldo, qua ormai si è arrivati a far arrivare i lavoratori nello stabilimento, cancellare le beggiature, quindi da contratto per legge si deve sapere che quando un lavoratore viaggia è già assicurato dall'INAIL un'ora prima e un'ora dopo.
qui dalla sala di Melfi già un anno fa, a giugno, dopo lo sciopero dell'Ercom, ha fatto determinate manovre. Questo è segno di arroganza e di non rispetto delle leggi e delle istituzioni. Naturalmente io, come sempre, sono abituato a dire la verità e la dico sempre fino in fondo. Tutto questo lo fa perché anche il governo della Basilicata in qualche modo ha permesso che potesse fare queste cose qua, perché è impensabile. Da un lato non si dice niente, io non voglio fare retorica perché prima di me queste cose l'hanno detto già altri. Da un lato non si dice niente sullo smaltimento dei rifiuti della Fenice, che ormai arriva di tutto, so che sono stati trovati anche dei valori che non sono proprio nella norma, però dall'altro lato, ed è questo che mi preoccupa, non si dice niente. Io per esempio faccio un paragone che magari non è proprio corrispondente, però nella sata di Melfi, tra sata e indotto, si consuma acqua minerale, olio, vino, tutte queste cose qua, tra mensa. D'estate, bene o male, un lavoratore due bottiglie, tre bottiglie d'acqua le consuma, però queste cose qua la regione Basilicata non è in grado, io mi dico una cosa in piccolo naturalmente, non è in grado di imporre nemmeno questo. Cioè, mentre noi ci dobbiamo respirare l'immondizia bruciata di altre regioni, forse non solo d'Italia ma anche dell'estero, dall'altro canto però 11.000 bottigliette, su per giù siamo 11.000 persone lì sotto, tra terzializzati, quelli che lavorano per la Fiat e Fiat, però non si riesce a imporre nemmeno il fatto del consumo dell'acqua della nostra regione, che può sembrare paradossale, ma 11.000 bottigliette per due o tre in un giorno sono 33.000 bottigliette. Non è proprio una cosa così che passa, che sono posti di lavoro per la nostra regione. Quindi io non è che non mi piace mai fare retorica, però penso che un segnale della politica come la intendiamo noi a questa regione vada fatto. Non voglio dire cosa penso del governatore della Basilicata, per me è chiaro da che parte sta, io non voglio fare polemica, perché io posso anche capire che non serviva portare 800 lavoratori sotto la regione, penso anche che non gli sia servito portare documento di tutta l'RSU, documenti dei lavoratori presenti, che non era successo nulla, non ha preso una posizione. Cosa ancora più grave, che non la prende neppure dopo una sentenza del giudice, questo nel mio piccolo, perché io poi alla fine sono lavoratore, mi fa capire proprio da che parte sta. Quindi io davo già per scontato, non voglio sembrare che lui non sarebbe venuto qua. Io penso che però sia arrivato un punto, io ieri non a caso ho detto una frase che ha usato Garibaldi poco fa, che ha detto, qui ci hanno dichiarato guerra, mi è sembrato di capire questo. Io non a caso ieri alla conferenza del mezzogiorno a Bari ho detto: non ci resta che fare i partigiani, perché arrivato a sto punto qua non ci resta che fare i partigiani. E penso che sia proprio indispensabile arrivato a sto punto, e io penso che anche da questa riunione debba uscire un fatto che secondo me non va sottovalutato. Non più tardi di 15-16 mesi fa la Fiat ha ricevuto ulteriormente 18 milioni di euro per fare, badate bene, mi è sembrato di capire, ricerca, però non ricerca sull'innovazione, su tutte quelle cose che dovrebbero garantire posti di lavoro, ma una ricerca su metodologie di lavoro che in qualche modo devono sfruttare ancora di più il lavoratore. Ma non solo non l'ha fatto, ma addirittura lì ci sono una gettata di 2-3 bidoniere di cemento e non c'è niente più. Addirittura hanno chiuso pure i parcheggi dei lavoratori, però a distanza di 18 mesi ci sono solo 2 gettate di cemento, non c'è niente più. E questi non devono dar conto a nessuno anche di questo. Cioè, quelli sono, nel mio piccolo, sono soldi nostri, una piccola parte magari l'ho messa anche io perché ci lavoro da 15 anni e quindi verso i contributi da tutti. E mi preoccupa il fatto di questo silenzio assordante che c'è, che viene permesso tutto, anche il fatto che a distanza di 18 mesi c'è una gettata di cemento e nessuno chiede conto di questo. Un'altra cosa voglio dire, che secondo me non va sottovalutato, perché io lo ripeto in tutti gli interventi che faccio e penso che qualcuno si deve far carico, oltre alla FIOM che si sta facendo carico di questo, è il fatto che questi continui aumenti produttivi, perché io non mi scandalizzo neppure più
che dice di essere in crisi, e va bene, in crisi, vabbè, la crisi naturalmente la paghiamo solo noi, perché a lui 435 o 65 volte il nostro stipendio, ha detto che si lamenta pure, insomma, qualche cosa. Però quello che mi sembra strano è che nessuno qui dica che gli scioperi, che poi hanno fatto scattare questi licenziamenti infami, sono incominciati nel mentre metteva in cassa integrazione 2000 lavoratori, 1800-1900 lavoratori, sono in cassa integrazione e viene permesso di aumentare 150 vetture in un giorno, che sono il 12-13% della produzione, e passa così proprio inosservato, non solo per il danno economico che la collettività della Basilicata e non solo avrà, ma io voglio ricordare che quello è uno stabilimento giovanissimo. Siamo a pieno regime lavorativo da 14 anni, l'età media è 36-37 anni, e i limitati lì dentro ormai sono, fra qualche mese, fra qualche anno, saranno più limitati che le persone normali, cioè che non hanno subito drammi, infortuni da queste cose qua. Io mi domando, siccome adesso hanno fatto l'esperimento già all'indotto, cioè a poche centinaia di metri da noi, hanno licenziato due lavoratori incollocabili, cosa succederà ai 2000 lavoratori? Perché io credo che da un momento all'altro questa nuova manovra della Fiat sarà messa in atto. Cosa succederà a 2000 lavoratori che hanno subito delle RCL, quindi lavoratori con ridotte capacità lavorative, quando saranno dichiarati incollocabili? Cosa succederà? Succederà che io un'idea me la faccio, succederà la guerra tra i poveri, faranno capire a chi accetterà certe condizioni non verrà licenziato, chi invece le accetterà, chi non le accetterà verrà licenziato, e quindi un'ulteriore guerra dei poveri. Io penso, sempre nel mio piccolo, proprio per quello che sono stato molto attento a quello che ha detto Garibaldo, io penso che siamo arrivati a una svolta. Naturalmente la FIOM sta facendo, secondo me, tutto quello che c'è da fare, e come sto dicendo da un po' di tempo, nonostante quello che ci è capitato, io mi sento ancora più orgoglioso di rappresentare la FIOM. Però credo che da queste riunioni, da queste cose, oltre a far capire alla cittadinanza, a tutti, che la Fiat non può essere un corpo estraneo al territorio, cioè qui si arriva a far capire, ho fatto un altro intervento su questo, io dopo il licenziamento, dopo aver vinto la causa, ho continuato a fare degli interventi quasi a difendermi di una cosa che non ho fatto, non abbiamo fatto naturalmente tutte e tre, eppure c'è una sentenza del giudice, un presidente della Repubblica, c'è la Chiesa che si sono esposti fino a quel punto, e abbiamo vinto la causa. Ma se l'avessimo in qualche modo persa, a sto punto che dovevo fare? Dovevo andare sulla crocetta della montagna, mi dovevo buttare giù dalla vergogna, io non lo so. Quindi io questa cosa veramente invito a riflettere tutti quanti, perché se qui ci dobbiamo difendere anche dopo aver vinto, in uno stato di questo, io sono seriamente preoccupato, io sono preoccupato che non ho vissuto, fortunatamente non ho vissuto il 45, 43, 42, però l'ho sentito molto raccontare, l'ho letto un po', a me mi sembra che siamo allo stesso punto, eh. Io penso che siamo arrivati a un punto che il fascismo, cioè Mussolini, mi sembrava quasi un comunista.